sincero ringraziamento a tutti voi per la vicinanza. Questa è la seconda parte dell'anno sociale con questa iniziativa sulla sicurezza alimentare, immaginando che sia il primo tassello di un percorso che ci porterà sicuramente ad approfondire, o con gli stessi relatori, anche con altre realtà o con temi similari, il concetto della qualità della vita connesso e collegato alla nostra quotidianità. Le reali qualità di ciò che noi ingeriamo tutti i giorni. E poi un'altra cosa, e naturalmente lo faranno gli autorevoli relatori di questa sera, non certamente il sottoscritto, ai quali pongo una domanda e pongo veramente un invito, perché la serata che noi abbiamo organizzato non sia soltanto la denuncia di quello che accade, ma perché no, anche dal punto di vista più spicciolo, se lo vogliamo dire nell'accezione nobile di questo termine, darci anche qualche suggerimento. Lo dicevo prima ad alcuni amici giornalisti che mi chiedevano, sfatare anche delle abitudini che noi pensiamo siano sane e che invece sane non sono. Se dobbiamo andare a fare la spesa sempre dalla stessa parte, sempre dallo stesso ortolano, o cambiare, se dobbiamo andare nei supermercati, negli ipermercati, se non li dobbiamo guardare, se non dobbiamo neanche passarci con la macchina da quelle zone. Questi sono consigli, perché io per esempio avevo delle congetture che poi, chiedendo a questi luminari, mi sono state sfatate una ad una. E questo naturalmente ha poi una connessione diretta, una conseguenza immediata nella vita di ciascuno di noi. Perché la qualità della vita è un concetto nobile e assolutamente imprescindibile. Ma il cibo, la tavola, è la quotidianeità nella qualità della vita. Perché noi mangiamo tutti i giorni. Ora, noi abbiamo a Foggia una tanto vituperata città che però ha delle eccellenze, oltre alla facoltà di agraria che Antonella Caruso ricordava, che ha, diciamo, come tra i tanti fiori all'occhiello, l'ultimo, quello relativo alla scoperta sulla celiachia, ma ne ha tante altre, ne va merito ad Agostino Sevi che per il lavoro che ha fatto in questi anni. Io lo conosco da quando ero senatore accademico dell'università, avevo 18 anni. Lui era già componente attivo, quindi il mio personale, per quel che vale, caro Preside, apprezzamento. Ma poi noi abbiamo l'Istituto Zooprofilattico, che è un centro di eccellenza di livello internazionale, che probabilmente nessuno in città conosce, o se lo conosce non ne sa le reali caratteristiche, anche forse per colpa del nome. Zooprofilattico, uno non pensa che sia un istituto dedicato anche all'analisi dell'antrace. Per esempio, di livello internazionale, quando il Premier Monti ricevette, la moglie del Premier Monti ricevette una busta con della polverina che si presumeva fosse antrace, immediatamente nottetempo, era agosto, adesso lo possiamo dire, fu interessato l'Istituto Zooprofilattico di Foggia. La nostra città, che ha subito anche quello scippo, quel graffio, quel ceffone, chiamatelo come volete, relativo all'agenzia della Authority sulla sicurezza alimentare, c'era stata concessa, era stata data a Parma quella di carattere europeo, a Foggia c'era l'agenzia nazionale, una legge dello Stato l'ha istituita, poi nel 2010 il caro Tremonti ha tagliato i fondi, successivamente poi ormai se n'è persa traccia, ma anche il decreto attuativo, ma credo che la legge ci sia ancora. Allora, rispetto a tutto questo, noi abbiamo il dovere come collettività, anche se non lo fanno le istituzioni, di farlo noi, società civile, mi svesto dei panni di Presidente del Consiglio Comunale, perché signori, questa è una città che non si può più permettere il lusso di piangersi addosso, ciascuno nelle proprie possibilità, nelle proprie competenze, con la propria voglia, deve dare il suo contributo perché questa città rinasca, anche tramite queste manifestazioni, perché il sano dibattito, la politica nell'accezione ampia di questo, del termine, l'accezione nobile del termine politica, deve essere la regola e non già l'eccezione confinata ai momenti della campagna elettorale, come purtroppo noi siamo abituati in questa città.